sei da sola, però sei la sola per me. Dico la verità, non capivo perché. Io fumavo gli occhi rossi, le avevi te. Darò un 5 al prossimo, il prossimo che dice che non vali, che ne sa di te. E scriverai tu le mie parole finché arriva il sole, e porterai tutto questo amore altrove, ma dove ti prenderai tutto con i denti come sempre fai, e ciò che ci illumina non sempre viene dall'alto, il cielo è solo ad un salto per me, e gli altri dormono. Sembri l'unica sveglia al mondo, ma non sei da sola, però sei la sola per me. Dico la verità, non capivo perché. Io fumavo gli occhi rossi, le avevi te. Darò un 5 al prossimo, il prossimo che dice che non vali, che ne sa di te. E scriverai tu le mie parole finché arriva il sole, e porterai tutto questo amore altrove, ma dove? Ecco, spazio alle vostre risposte. Avevo chiesto del vostro film preferito e leggiamo le vostre answers. Allora, iniziamo con Ivan, il buon Ivan C. Ivan C. Ecco, rinnovo ancora il numero per interagire. Lui scrive: allora, innanzitutto il numero è 328-88-12506. E quindi lui mi scrive: Pulp Fiction, Il Padrino, The Wolf of Wall Street. Facciamo una cosa. Voglio ancora provocarvi. E chi vi deve provocare? Se non sordi, con Maccarone. Ho provocato prima, ve lo rimetto. Quindi continuate a mandare messaggi. Ne hai scelti tre che sono tanta roba. Cioè, a pensare che Pulp Fiction uscì nello stesso anno di Forrest Gump, Le Ali della Libertà, Il Corvo, cioè, mazza che anno. Che poi vorrei essere nel portafogli di Luca Ward, che è nel 94 con questi tre film. E come se si è arricchito. Ha doppiato il protagonista del Corvo, poi ha doppiato in Pulp Fiction Samuel L. Jackson. Ah, poi mi hai citato Il Padrino. Il Padrino, mi hai citato Il Padrino. È un film che, cioè, nonostante duri 3 ore e passa, buca lo schermo. Cioè, a suon di performance attoriali ti travolge. E pensate che secondo me il migliore poi è addirittura il secondo della trilogia. Invece, per quanto riguarda The Wolf of Wall Street, è un po' macchiettistico. Però ti dà una carica, cioè un'adrenalina. Vorresti impalare i soldi come Jordan Belfort. Un simile film potrebbe essere Wall Street, con Michael Douglas, che interpreta il grandissimo Gecko. Poi sì, tornando a DiCaprio, perse quell'anno nel duello con Joaquin Phoenix, che fece una performance in... Ah no, tra l'altro Joaquin Phoenix non venne neanche candidato all'Oscar, però ai Golden Globe sì. Quindi altra vergogna. Vabbè, perse con il protagonista di 12 anni schiavo, di cui non ricordo il nome, però un fantastico attore in quel grande film, leggermente retorico però molto crudo e toccante verso la fine. Poi perse contro il vincitore reale, che fu Matthew McConaughey, come l'ho detto, con una sfiatata. E niente, Matthew fece una performance con Dallas Buyers Club indimenticabile, indimenticabile. Ha perso 15-20 kg, non ricordo bene. Assieme a lui c'era quel
non so se definirlo grande o meno, dopo la performance in House of Gucci di Leto, che vinse anche lui Oscar come non protagonista. Insomma, ti ho fatto una bella escalation di perché non vinse l'Oscar di Caprio, eh? Comunque, vediamo. Mi ha scritto Cerella. Un altro ragazzo, però il nome non so. Comunque, ciao Cerella. Mi dici Le ali della libertà, Il cavaliere oscuro, La ricerca della felicità. Allora, il primo che ho letto, il primo titolo è Storia, cioè il miglior film carcerario che abbia mai visto, al pari di Nick Manofreda con Paul Newman e Papillon con Dustin Hoffman, un po' meno il film turco, non ricordo il nome, con l'attore che tra l'altro è morto per l'AIDS. Quello non tanto lo annovero su, lo pongo allo stesso livello di questi tre, un po' dietro. E insomma, tornando alle ali, che film, ragazzi, che poi si riconosce soltanto la bravura di Morgan Freeman e mai quella di Tim Robbins. Cioè, Tim Robbins ha vinto un Oscar con Mystic River, che non ha neanche cambiato il suo status, pensate un po'. Resta pur sempre sottovalutato, secondo me. Tornando invece al Cavaliere Oscuro, invece si erge su un'estetica nulaniana, ecco. Poi c'è ancora il buon Freeman, Michael Caine, Christian Bale, a proposito di chi perde chili nei film, doppiato peraltro da Claudio Santamaria, Heath Ledger con il suo fantastico Joker. E comunque mi hai lanciato un'esca per parlare un po' di Nolan. Nolan non è che è sopravvalutato, ma in quanto rivoluzionario e quindi scopritore di nuovi spazi, tempi cinematografici, viene esaltato. Ovviamente in quanto unico, sì, ragazzi. Poi, sì, tende a strafare. Ad esempio, Inception per me è un videogiocattolone. Cioè, sogno, sogna, risogno. Insomma, un trip che poi si svela alla fine con un finale aperto, con la trottolina che secondo me è anche il finale più semplice per arrivare a un pubblico mainstream e per dire cavolo che bello che film che ho visto. In realtà, se vogliamo parlare di sogno, ne ha parlato bene in un film il buon Kaufman, Essere John Malkovich, un film grottesco col settimo piano e mezzo. Vabbè, pochi l'hanno visto, troppo Inception, ovviamente il mainstream va sempre. Invece ha fatto buoni film, come ad esempio, buoni, grandi film come The Prestige, con questa disputa con il buon Bale, il buon Hugh Jackman. Poi ha fatto Memento, questo film, insomma, con questo montaggio al contrario, con quest'uomo che perde la memoria, vuole cercare la moglie, insomma, fantastico. E un po' come Alla Irreversible di Gaspar Noé. Poi abbiamo Dunkirk, grande film sulla guerra, che secondo me è sottovalutato a differenza di Inception. E poi Insomnia con i grandiosi Al Pacino e Robin Williams, che si danno sfida. Eh sì, ha fatto una discreta carriera, dai. Comunque, tornando al buon Cerella, hai parlato anche della ricerca della felicità, quindi Will Smith super con questo film impattante. Gran Melò, peccato che poi Muccino abbia ricalcato sempre l'onda deprimente di questo film. E a proposito di questo film, voglio regalarti una traccia. Eh sì, voglio regalarti uno stralcio di questo film. Ora perdo un po' di tempo così la regia mi aiuta, che poi Muccino esagera in Sette Anime, sempre con Will Smith. Vi ho detto, un po' con questa onda da Melò, da strappalacrime. Lo stesso fa negli Anni più belli. Gli Anni più belli sono quando non fai questi film, caro Gabriele. Poi un po' così così con A casa tutti bene, L'ultimo bacio non era male, invece Baciami ancora per me era insostenibile. Comunque, beccati questo stralcio della ricerca della felicità. Sono un professionista! Un professionista! Oh, oh!
Ok. Sì, cioè, non lo so, forse giocherai più o meno come giocavo io. È così che funziona, sai, io ero abbastanza negato, quindi... Quindi probabilmente arriverai, non so, al mio stesso livello, forse. Sarai bravissimo in un sacco di cose, in questa non credo, perciò non voglio che stai qui a tirare la palla per tutto il giorno, ok? Ok. Bravo. Vai, tira. Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok? Ok. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. E continuo con la lettura delle risposte dopo questo stralcio. Arriviamo a Federico. Allora, mi risponde: dipende dalle categorie. Il divo per la sezione drammatica, Codice da Vinci per il thriller e Fascisti su Marte, comico. Ok, partiamo dal divo. Il divo secondo me è uno dei migliori film di Sorrentino, mio omonimo, quindi neanche a dirlo. E che c'è questo dualismo tra queste due grandi figure quali Bucci Rosso e Servillo, che poi Servillo si è dato in tanti panni politici. Pensate che è arrivato poi anche con il film di Sorrentino, sempre in Loro 1 e Loro 2, che ho trovato più una commercialata sinceramente, però ha fatto Berlusconi. E qui insomma in questo film si ritrae l'onda, la scia del buono o del cattivo, come volete voi, Andreotti. Ora non buttiamola nel politico, se no mi assalite, io non voglio, ecco, non voglio pietrate, ecco. Comunque, tornando al film, un film anche splatter talvolta, e questa atmosfera io la adoro. Poi Sorrentino usa questo grottesco che è sempre fascinoso, ecco, si fionda spesso in atmosfere nere. Insomma, Sorrentino, non lo nego, è uno dei miei registi preferiti. Questo film, Il Divo, non è una cosa agiografica, biografica, assolutamente. E anche se lo fosse, per come ve l'ho descritto, non ha quella patina del biopic. Invece, per quanto riguarda l'altro film di Federico, Codice da Vinci, ok, diciamo che ti riferisci al primo sicuramente. Il secondo l'ho visto al cinema e mi ha un po' deluso rispetto al primo, che comunque ha un valido Tom Hanks alla regia, sempre Ron Howard che fa il suo con quella macchina da presa, senza dimenticare che lui è passato dall'essere Fonzie a diventare il regista premio Oscar con A Beautiful Mind, o anche il regista di Rush, come volete voi. E poi parliamo di Fascisti su Marte, che sarebbe il film con Corrado Guzzanti che è su Marte. È un film ovviamente grottesco, con questa scia molto parodistica, c'è anche Pasquale Petrolo, nonché Lillo. E quindi qual è il denominatore comune che unisce questi due? LOL. Fra qualche settimana ci sarà LOL su Prime Video. Voi lo guarderete? Dai, rispondetemi anche a questo. Tornando alle altre risposte, Beatrice mi scrive Il Padrino 2. Ok, ne ho parlato prima, come il migliore della trilogia. Poi mi fa Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo e Il Petroliere. Cioè, ragazzi, mi commuovo, basta, basta. La finisco qui, cioè, Il Petroliere. Poi da una ragazza, e chi se lo aspetta? Assolutamente, e beh, cioè, Daniel Day-Lewis, il migliore attore della storia del cinema, 3 premi Oscar. Cioè, è inutile che cito i suoi film. Ha vinto con My Left Foot,
il mio piede, il piede sinistro, e poi con Lincoln diretto.